Ciao a tutti e ciao a tutte. Oggi sono qui per darvi dei consigli per studiare meglio, perché purtroppo sta per iniziare la scuola. Esatto. Adesso è il 2 settembre, voi vedrete questo video il 7 settembre, che tra l'altro sarà il giorno del mio compleanno e non vedo l'ora. Quindi starà praticamente per iniziare la scuola. Io sono molto triste per questa cosa, perché è stata un'estate bellissima, soprattutto per quanto riguarda agosto, che prima ho avuto un po' di problemi di salute, non gravi però, abbastanza fastidiosi, che per fortuna poi si sono risolti. E niente, comunque è stata un'estate che mi è piaciuta moltissimo, quindi mi dispiace veramente tanto, sia per finire, tanto io proprio odio andare a scuola. Cioè, va bene imparare qualcosa, però poi tipo a casa che ti caricano sempre questi compiti, poi c'è sempre quel cretino che ti deve criticare per tutto, anche per la tua misura del piede, ma hai il piede troppo piccolo, troppo grande, che te frega della grandezza del mio piede? E che fastidio te dà se sei troppo piccolo, troppo grande. Vabbè, tralasciando questo, il problema più grande proprio della fine delle vacanze sono i compiti, che per quanto non ci organizziamo bene, rimangono fino all'ultimo giorno e ne dobbiamo fare tantissimi. Quindi io oggi voglio darvi qualche semplice consiglio per migliorare un po' questa situazione, per facilitare lo svolgimento dei compiti. Allora, la cosa più importante, secondo me, è rilassarsi, cioè stare tranquilli senza essere nervosi di quando è che finisco, e fare così senza avere fretta appunto di finire, perché più avete fretta di finire, meno presto finite, perché tipo fate tutto alla cavolo, poi vi ricordate di non ricordarvi niente, cioè beh, poi capite che non vi ricordate niente, dovete fare tutto da capo ed è un pasticcio. Allora, secondo me i consigli che vi posso dare io è di mettere una musichetta rilassante, magari dove cantano gli uccellini, dove scorre l'acqua, magari proprio per stare tranquilli, di mettervi in una posizione comoda, sotto una buona luce, in modo che le scritte si legano bene, e di preparare subito tutto quello che vi serve. Così poi io di solito faccio così, cioè mi siedo, inizio a scrivere, ah no, mi manca questo, vado a prendere quella cosa, poi mi siedo, adesso mancano queste altre due cose, e inizio ad innervosirmi sempre di più, quindi pensate bene a che materia volete svolgere, a che compiti volete svolgere e prendete tutto quello che vi potrebbe servire. E così potrete iniziare senza nessuna distrazione. Ecco, un luogo dove ci sia abbastanza silenzio, senza rumori di lavori esterni, così la musichetta rilassante va bene perché rilassa, invece questi rumori qua al contrario deconcentrano. E quindi sì, secondo me la cosa più importante è rilassarsi e trovare il proprio metodo di studio. Magari una cosa che faccio io quando sono particolarmente stanca, quando non c'ho voglia lì di stare a leggere, è semplicemente registrare la mia voce mentre leggo la pagina che devo studiare. Registro la voce, poi mi sdraio e me la ascolto finché non mi entra in testa. E questo metodo secondo me è fantastico, perché non devi stare lì a rovinarti gli occhi, né a stare in una posizione scomoda, così. No, te lo registri e ascolti la tua voce, puoi anche stare sdraiato così, te lo ascolti, poi entra in testa alla fine. Oppure potete magari scrivervi le cose più importanti, fare un riassunto, magari leggervi tutto il capitolo, se dovete studiare tutto un capitolo, anche 2 o 3 pagine, 5 pagine, farvi un riassunto di tutto, scrivervelo, e così studiate da riassunto, che appunto ha meno cose all'interno, quindi sarà molto più facile. E dopodiché vi volevo anche consigliare di tenere il libro a almeno 45 cm di distanza, in modo che non siate troppo vicino né troppo lontano, in modo da non sforzare gli occhi. Ed è meglio se fate i compiti con la luce del giorno, perché illumina di più, perché i compiti a lungo andare possono anche rovinare la vista, come è successo un pochino a me, che mi hanno detto che sono tendente alla miopia, cioè che potrebbe svilupparsi una miopia. Per adesso ce l'ho veramente molto leggera, quindi non ho bisogno degli occhiali, e devo fare degli esercizi, come vi avevo già detto in un vlog che ho fatto in montagna, uno dei vlog che ho fatto in montagna, e devo fare degli esercizi, devo fare i compiti con una luce migliore, con delle pause, devo stare meno al cellulare. È successo proprio quest'anno che sono stata un sacco di tempo a fare i compiti, 4 ore al giorno, poi un'ora li passavo prima di andare a dormire, e mi hanno detto che questa è una cosa che assolutamente non si deve fare. Spesso non facevo neanche delle pause, cioè solo per andare a cena, magari cantare un attimino due canzoni, così le mettevo lì dove che facevo. Cioè, questa è veramente una pazzia. Cioè, poi se arrivate lì a mezzanotte, che ancora siete lì a fare i compiti, che non avete finito, cioè
lasciate perdere perché la salute è più importante, non è che non dovete dormire perché dovete studiare. Poi magari fate scrivere una giustifica da vostra madre, cioè dai vostri genitori, i professori dovranno per forza comprendere, perché la salute è veramente più importante dei compiti. Ovviamente sì, va bene, studiare è importante, però fino a un certo punto non è che dovete stare lì ad ammazzarvi 5 ore dopo tutta la giornata a scuola e non dormire di notte per colpa di questa cosa che... A parte che alcuni studiano meglio di notte perché c'è più pace, però io appunto vi ho dato dei consigli per come, cioè per come fare una situazione calma, non so come esprimermi meglio, vabbè, comunque avrete capito. E niente, spero che questi consigli vi siano stati utili. Io personalmente da quando faccio così mi sono accorta che studio in modo più veloce e migliore. Quindi spero di avervi davvero aiutato con questi consigli, anche se sono banali, comunque a qualcosa spero vi possano servire e spero che riusciate a fare tutti i compiti in tempo. Spero che sia un anno fantastico per voi a scuola e spero che lo sia anche per me. Crociamo le dita. Vabbè, detto questo, vi mando un bacione. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, ricordate di lasciare un pollicione in su perché giustamente lo dovete mettere perché questo video l'ho fatto solo ed esclusivamente per voi per darvi questi consigli perché so com'è che si impazzisce in questi ultimi giorni d'estate, che tra l'altro sono anche i giorni, cioè c'è anche di mezzo il giorno del mio compleanno, quindi anche delle mie feste. Io non voglio essere nervosa per questo, che cavolo. Quindi lasciate un pollicione in su se il video vi è piaciuto, commentate perché sono sempre stra 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 felice di ricevere i vostri commenti, tipo salto di gioia perché adesso ne arrivano ancora pochi, quindi ogni volta che se ne aggiunge uno sono stra felice e sono anche stra felice di rispondervi, quindi commentate, please. E iscrivetevi al canale se vi sembro simpatica, se vi sembra che questo canale possa interessarvi. E niente, detto questo, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti!